Pronto, ci sei? Sì, sto arrivando. Facciamo chi arriva prima? Anch'io. Esatto, chi arriva prima aspetta, alla romana, arrivo. Ci vediamo lì. Ciao. Eccomi. Beh, tutto mi aspettavo, ma te che arrivavi in moto. Ma soprattutto che arrivavo prima. Comunque sono arrivata prima io. Ovviamente. Nemmeno il traffico romano con la moto, in teoria. Vai di qua, ti dico io dove andare. Vabbè, dai. Ma io ti vedo un po' diverso. In che senso? C'hai un'aria un po' diversa. Sono gonfio, dici. No, è che sto facendo un film. Allora in questo momento sto un po'. E ti hanno chiesto di gonfiarti per questo film? Beh, me lo sono imposto un po' io, perché il personaggio è un po' più rotondo di me. Allora mi sono affidato a una dieta che mi fa stare un po' più, mi fa sentire un pochino più vicino fisicamente a lui. Avere qualche chilo in più ti porta a muoverti in una maniera diversa, magari ti porta a sentire un peso diverso anche del respiro, anche una frequenza cardiaca diversa. Ti sta piacendo il personaggio che da morire, è? Da morire, ma lo faccio sempre. Adesso questo qui è Buscetta, stiamo facendo questo film, esatto, con Marco Bellocchio, ed è straordinaria la fase di studio, è divertentissima, bellissima. Però lo è stato anche sui Moschettieri, facendo da esatto, cioè sei passato comunque da un personaggio comunque abbastanza particolare a proprio un figo, perché i Moschettieri facevi il figo, dai. Tra l'altro la vita più figa che hai vissuto, secondo me, era quando hai fatto Clay in Russia. Beh, è stata una vita figa. Lì eri proprio un figo che faceva una vita figa. È stata un'esperienza pazzesca, sia perché stavo all'interno di un film molto 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 bello, sia perché stavo rilavorando con Ron Howard, sia perché stavo facendo Clay ragazzi, che perché ho avuto la possibilità di guidare quelle bare. Ma che io non so ci come credo, ma tu veramente l'hai guidata quella macchina? Io l'ho guidata fino a quando a un certo punto mi sono reso conto che veramente è una cosa che può fare solo qualcuno che la sa fare davvero. Nel senso che io l'ho fatto più per curiosità, nessuno mi ha spinto veramente a farlo. Però stavamo a Silverstone. Cioè, è solo lì. Voglio dire. È solo lì, cioè se non guidi a Silverstone. Queste repliche delle macchine originali del 76, mi sono tolto lo sfizio di fare diciamo 2-3 giretti di pista. In tutto questo Sanremo è stata per esempio l'esperienza più sportiva che mi è capitato di fare. Sportiva? Sì. Perché sportiva? Perché dormi 3 ore a notte perché non hai tempo di... Era un tour de force. Perché inizi che c'è un programma e dopo 5 minuti quel programma è cambiato e quindi devi essere in grado di improvvisare. Quanto è importante la pazienza nel tuo lavoro? È fondamentale. Ma tu sei una persona di indole paziente o l'hai imparata? Io sono una persona di indole paziente, però ho imparato sicuramente il rispetto dei tempi del mestiere. Detto questo, Mastroianni diceva che ci pagano per aspettare. Tu ti metti davanti allo specchio e le provi le cose? O da ragazzo lo facevi? Non mi metto davanti allo specchio perché non mi piace guardarmi mentre faccio le cose, però mi metto sicuramente, come dire, mi sono creato il mio luogo dove poter andare a provare, dove poter andare a studiare. Generalmente, per esempio, uno dei luoghi proprio principali dove tu provi è in macchina. Mentre guidi e stai andando davanti da una parte, sì, certo, tu sei lì ed è l'unico posto un pochino riparato e chiuso dove tra l'altro adesso col Bluetooth non sembri neanche più matto. E per esempio l'idea di come parlasse D'Artagnan mi è venuta in macchina, perché io ho letto la sceneggiatura e questo il nostro D'Artagnan nel film di Giovanni Veronesi è un po' un illetterato,
ed è uno che ogni tanto fa degli sfondoni grammaticali, allora provando le varie cose mi è venuto fuori questo modo di parlare francese che alla fine consentiva il fatto che si potesse fare degli errori. Parlavi un po' così? Parlo in questo modo nel film e questo garantisce anche un po' di divertimento. Mi sembri un po' americano. In che senso? Perché quando parli tutto americano, cioè ti viene proprio bene, cioè, sei un po' americano. No, io in realtà però sei un americano romantico. Io in realtà sono più inglese, nel senso che my English would be British. My mom's English. I know that. Yes. But I learned English in London. That's why my accent was usually at the very beginning it was like this, and then since I had to speak and work in the United States, it turned into something different. And now I'm doing that. I talk about like this. No, ma io sono che americano, europeo fino al midollo. Sì. Io mi ricordo quando sono andata a fare mia mamma è inglese, mia nonna sai proprio super inglese. Quando sono andata a fare le gare in America, sono tornata che parlavo di un americano, ma sai proprio quelli là, poi quelli racing sono proprio coatti, bella. No? He hit the start button and he just went, e tutto così, no? E quindi sono tornata, mia mamma, mi sembri una Kardashian, io non ti ho insegnato a parlare inglese in questo modo, era arrabbiatissima. Giustamente, visto che fai solo due film in due mesi, eccetera, in tutto ciò fai anche l'attore teatrale. Penso che quello sia il mio luogo vero, nel senso che... Tu sei quello. Beh, è come fosse casa. Il teatro è più casa mia. E cosa ti ha spinto ad aprire una scuola? Ma in realtà non sono stato io a volerlo fare, mi è stato proposto, io l'ho fatto, dopodiché ho avuto la fortuna di riuscire a coinvolgere insegnanti che vengono da tutto il mondo. Questa scuola che è a Firenze, che si chiama l'Oltrarno, che è sostenuta da fondi pubblici, in questo caso da un comune della Valdera che si chiama Peccioli, dalla città di Firenze, con la collaborazione del Teatro della Toscana. E devo dire che questi ragazzi che abbiamo scelto, perché abbiamo da poco finito un corso e abbiamo da poco iniziato un altro, sono 14 ragazzi che secondo me... Che età hanno? Dai 18 ai 23 anni, 24... No, dai 18 ai 25 anni. Sai, è un'età molto delicata, è un'età in cui tu non sai ancora chi sei, non sai ancora cosa vuoi diventare. Ma mi sento anch'io un po' così, perché su tante cose ti senti... Cioè, prima di tutto non abbiamo più il lusso di avere il tempo di sbagliare. Sì, anche perché poi è... Cioè, tutto sto terrorismo psicologico del futuro, cioè mi immagino i bisnonni che dicevano no, vedrai tu, farai tante grandi cose, adesso i nonni dicono ma non è più come una volta, quindi già è difficile, no? Capire, cioè io vedo i miei fratelli, no, fanno fatica a capire bene cosa vogliono essere, perché poi è difficile anche credere. Ok, voglio essere questo, no? Però questa è una paura molto instillata, ma perché oggi, voglio dire, qual è la laurea che ti garantisce che avrai un futuro? Qual è la preparazione? Allora, io ho deciso di fare questo mestiere quando si diceva e si sapeva, guarda che è un mestiere precario, e i tuoi genitori dicevano, prendi il pezzo di carta, mi raccomando. Poi è andata bene, poteva andare malissimo, e può ancora andare male, nel senso che domani può succedere di tutto. Però io ho abbracciato il precariato prima che diventasse famoso, un termine di moda. Sì, capisco anch'io. Però secondo me invece oggi non è vero che i ragazzi non hanno desiderio o velleità, è che viene messa loro davanti troppo l'idea della difficoltà. E i tuoi figli che vogliono fare? Ma le mie figlie ovviamente... Beh, sono piccoline ancora, sono piccole, però un po' di passione ce l'hanno rispetto a questa cosa qua. E una delle due in realtà c'ha anche una passione per la cucina, vuole fare la cuoca. Però insomma, io penso che un'altra cosa che si debba fare è lasciarli essere bambini. Sì. E fin quando possono. Dopodiché, qualsiasi sia la loro scelta, cercherò di essere loro vicino. Beh, se mai ti chiedono di fare un giretto con i go-kart, chiamami che le porto. Ah no, quello sicuramente, ma anche mia moglie, guarda, quella sicuramente. Se, come gli ho detto questa cosa, ha detto posso venire. Perché sì, la pilota di casa è lei. Sì? Sì, è matta. È lei che guida? No, guido anch'io, però quando guida lei. Guidi tu per predominanza maschile, dai. No, mi piace guidare, però piace anche a lei e le piace molto. Ed è molto brava a guidare. Qua c'è
normalmente c'è una lunghissima fila. Abbiamo un giorno fortunato, c'è il sole, sì. Non c'è fila. Da questa porta qua, in quello spioncino là, si vede San Pietro. Se tu direttamente da lì? Sì, se butti l'occhio lì dentro. È stata casuale come cosa o...? O ti ci ho portato? Ti ci ho portato. Tu rimani qua, io vado a vedere. Dai un'occhiata? Aspetta. Grazie per il giretto. Ma grazie a te, è stato... Mi hai fatto vedere pure San Pietro. Dal buco. Dal buco. Ci vediamo alla prossima. Ciao. Grazie ancora. Ma se ti ricambio il favore? Cioè? Ti vieni a fare un giro in moto con me? Il casco, che abito qua dietro, senza casco. No, abito qua dietro, andiamo a prendere, dai. Non è lo sex symbol. È andata? 1-1 prima! 1-1 prima! Sciafun! Come l'hai chiamato? Future Classic. Oh yes, of course. Future Classic. That's a future classic, oh my god! Sì, exactly. Absolutely. La mini classica era tipo fattissima, fighissima. Per uomini con la spina dorsale di un certo livello. Sì, sì, sì. In British Green. Bellissimo, classicissima, ce n'è una parcheggiata sotto casa mia. I ragazzi di Mini mi hanno detto: mi raccomando, non gli dire che sei della Lazio, perché lui è della Roma. Ma hanno fatto mai cose tipo matte, tipo lanciare reggiseni come un rocchettaro? Ringraziando Dio, no. Però poi ti capita. Dici, eh? Sì. Vabbè.